ragazzi, io sono Jesus e oggi riveliamo con Mega Master Force 3 Black Ace. Mi sono portato leggermente avanti dell'ultima volta, semplicemente fatto il cambio d'onda e sono davanti all'innaffiatoio in modo da entrare subito nel nucleo programma e risolvere il problema di cui mi parlava Damian Wolf. Benissimo! Oh, ok, sì. Salve. Lei è? Che cos'è? È il rumore? Il rumore sembra essere solidificato in una struttura compatta. Come se fosse diventato un ammasso di rumore? Questa cosa non mi piace. Certo che no. Sarà stata questa cosa a creare il problema dell'innaffiatoio. Penso che sia arrivato il momento di fare pulizia. Credo che tu abbia ragione. Diamogli una sistemata. Ah, bene, ma sempre tipo cose easy andiamo a fare, cioè proprio semplice sì. Comunque, partiamo subito con Chin Swing e devastiamo. No, lo frega. Ok, sì, però è stato semplice. Beh, cioè, ho fatto fuori l'aspetto. Ho failato l'attacco con... però, vabbè. Niente. E esplode, come dice... Ok, cosa fa? No, scusa, ok. Niente. Questo problema è stato risolto. Anche la massa del rumore è sparito. I naffiatori dovranno funzionare adesso. Diciamolo a Mr. Wolf. Oh, che bello, non devo neanche uscire dal nucleo programma, lo fa da solo. Che c'è? Cosa c'è, ragazzo? Non percepisci nulla di strano, mega? Perché improvvisamente compaiono delle masse di rumore tanto pericolosi? Non c'è mai stato tanto rumore nella scuola. Non ce n'è mai tanto, ma c'è sempre il rumore. Ma c'è sempre il rumore, giusto? Probabilmente è stato solo un caso fortuito. Forse. Ma non saprei. Ma sì, non ti preoccupare. Sarà un caso. Scialla, sì. Perché mi fanno in qua... Ok, mi ha fatto paura. Parecchi giorni prima. Ehi, King, che diavolo stai facendo? A cosa ti riferisci, mio caro Jack? Non fare il finto tonto. Quando andremo a salvare mia sorella? E ti conviene non venirmi a raccontare che non hai in mente di fare niente. Su, via, Jack, cerca di non agitarti. Sto guardando in questo momento la situazione di tua sorella. Dopotutto, lei è la mia preziosa figlia. Sarei un padre orribile se non la salvassi. Bene, allora... Tuttavia, Jack, ritengo che non sia il momento adatto per agire. Che cosa? Anche se abbiamo sferrato un colpo devastante alla Wasa e sembra che il mondo sia già nelle nostre mani, non abbiamo ancora dato il suo scacco matto. Rimangono ancora Eos e Megaman ed un altro paio di irritanti insetti con cui avere a che fare. Se la nostra prossima mossa sarà quella giusta, le cose gireranno ancora più a nostro favore. Perché non vedi la cosa come la strategia in uso in un videogioco? Ah, sbrigati a darmi degli ordini. Li eliminerò dal primo all'ultimo. Oh, Jack... Mi dispiace deluderti, ma questa volta penso che invierò Joker. Sei un po' troppo agitato in questi ultimi tempi. Se questa mossa non dovesse andare come previsto, la Ginatia correrebbe il rischio di trovarsi in grave pericolo. Spero che tu capisca ciò che sto dicendo, figliolo. Heartless, come procedono i preparativi? Signora, il programma di creazione del rumore sarà completato molto presto, ma la regolazione del dispositivo di gestione del livello rumore è impegnativo. Il processo di conversione del rumore in onde reali non procede con rapidità. Cosa sta parlando? Quindi il programma si sta rivelando troppo difficile per quei sempliciotti, vero? Va bene, completerò io il programma. Con queste mani. Dannazione. Fammi indovinare, te ne vai. Sono un mito, mamma mia. Cosa che non abbia fatto altre centinaia di volte. Quell'idiota. È impossibile che sia davvero preoccupato per mia sorella. Scommetto che non progetta affatto di salvarla. Questo significa... che dovrà fare tutto da solo. Verrò a salvarti solo allora. Resisti solo un altro po'. Prima ho una questione da sistemare. Mega Man la pagherai per quello che hai fatto. Capisco, così è tutta colpa del rumore. Immagino che la cosa possa solo peggiorare. Anche così, chissà come il rumore sia diventato un ammasso come quello. Non me ne preoccuperei, sono abbastanza facili da fare a pezzi. Perciò la prossima volta che vediamo una, basterà farla a pezzi. Grrr, sei sempre stato uno... Sei sempre uno che ha un'opinione su tutto, vero? Piantala. Ad ogni modo, grazie, giovane. Adesso posso ritornare al lavoro. Ci si vede? Arrivederci, Mr. Wolf. Ok, problemi risolto. Ehi, ragazzino, non abbiamo fatto abbastanza giri? Non sarebbe meglio tornare da prezzi? Sì, hai ragione. Abbiamo anche parlato con gli insegnanti. Ritorniamo a consultarci con prezzi. Prezzi, ho finito di fare il mio giro. Bel lavoro, ed ora preparati per il prossimo incarico.
Cosa? Intendi dire che non è ancora finita? Certo che no, le lezioni sono uguali. Nessun rimpianto, nessun rimorso. Dobbiamo fare di tutto per vincere, non lo pensi anche tu? Credo che potresti aver ragione. Forse. Non forse, non forse. Assolutamente. Bene, adesso voglio darsi da fare. Rimane da fare solo un po' di pratica con il mio discorso. Oh, vero. Domani tutti i candidati faranno un discorso finale davanti all'intera scuola. Sarà il loro ultimo sforzo per catturare i cuori del corpo studentesco. Potrebbe essere un punto di svolta che coinvolgerà tutti quanti. Sembra che tu abbia capito, Geo. Sì, credo finalmente di avere l'idea chiara. Ok, procediamo. Ehi, Geo, sembra che tu abbia ricevuto un pop-up. Eh? Messaggio in arrivo da Ace. C'è qualcosa di importante di cui vorrei parlarti. Vieni nel nuovo programma del computer principale. Va bene. Eh? Ace non è ancora arrivato. Che cosa gli prende? Ci ha chiamato in tutta fretta e adesso ritarda? Beh, questa non è affatto una sorpresa per quanto mi riguarda. Sono sicuro che sarà qui presto, se ce lo aspettiamo un po'. Eh? Che cavolo? Quel chi è? Ace! Perché? Perché Ace mi ha attaccato? Oh mio Dio! Non vorrà farmi fuori, spero. Ha preso il segno? Ha preso... Sì, ha preso decisamente il segno. Che cavolo? Usa le carte! Usa le mie stesse carte! Non ho per scherzare, raga, usa le mie stesse carte! Guardate! Non sto scherzando, usa le mie carte! Quello... Come fa? È incredibile! Aia! Ah, non mi ricordavo quello lì in spiegazione. Non ci provare neanche, Ace. Aia! Quella spada mi trapassa! Cioè, nel senso, passa la barriera. Oh, cavolo. È complicato, eh? Non pensate che sia semplice, perché... Perché sto, ce la sto mettendo tutta... Ma guardate! Ok, Ace. Chiunque... Ace o chiunque tu sia, sei andato. È finito così. Ace, ah, siete... Cosa state facendo? Siete ancora membri del dealer? Bingo! Cosa? Beh, non proprio, non c'era alcuna ragione per mettervi alla prova. Sono stato fuori gioco per qualche tempo. Così ho pensato che fosse un... che fosse tempo per una vera lotta. Tanto per capire il vostro vero potenziale. Quindi hai deciso di attaccarci di sorpresa? Era per creare l'atmosfera. Vi siete presi una bastrizza, vero? Che scommetto che pensavate non di nuovo, vero? No, non proprio. Nemmeno vi è passato di mente. Pensi di averci sorpresi? Beh, allora... A cosa serviva il test? Non credo che fosse solo per testare la mia... Non credo che fosse solo per testare la mia forza. Beh, sai... Geo! Ehi, Geo! Eh? Sonia! E Bud? Perché siete qui voi due? Lascia che rifaccia le presentazioni. Questo è Mega Man. Da oggi lotterà al nostro fianco come nuovo membro del comando della Polizia Satella. Quindi era un test per entrare a far parte del comando della Polizia Satella. Hai capito te? Comando Polizia Satella, Team Leader, Ace. E di membri speciali, Geo Stella, Sonia Strum e Bud Bison. A rapporto. Riposo. Grazie a tutti per essere qui. Vorrei proprio ringraziarvi non solo per aver aiutato a proteggere la UASA, ma anche la Terra dall'attacco del Diana. Abbiamo un profondo debito nei vostri riguardi. No, non deve! Oh, mi stai imbarazzando! Sei incredibile, Bud. Vedo un lato di te di cui non conoscevo l'esistenza. Davvero? Rossisce te. Vero, anch'io sono stupito. Ed è duro a credere che ti sia allenato quasi tutti i giorni con Ace. Ma perché pensavi di dovercelo ottenere il segreto? Prezzi Zack pensavano che stessi facendo qualcosa di sbagliato. Beh, vedi, volevo allenarmi duramente per poi stupirvi tutti con le mie abilità. Non credi anche tu che ti sarebbe stata una figata? Sicuramente, come un eroe dei fumetti o dei videogame. Giusto, esattamente. Ah, era quello quindi il segreto. Digli la verità, Bud. Volevi da matti poterti vantare, ma ogni giorno finivi per ridurti a pezzi.
tanto che pensavi che saresti sembrato uno sfigato. Ah, dude, questo non è bello. Cosa? Ma no. Giusto, ritorniamo agli affari di Stato. Ci scusi. Non preoccuparti, Joe. È un piacere per tutti noi sentire delle voci gioiosi dopo tanta tragedia. Non è così, capo? Sicuro. Ad ogni modo, Ace, come va l'acquisizione dell'ultimo numero del comando? Avrei avuto un bel da fare con quel tipo. Di chi parlate? L'ultimo membro. Quindi c'è qualcun altro che dovrebbe far parte del team? Beh, recentemente ci siamo messi in contatto con lui, ma ancora non ci ha dato una risposta. Capisco. Allora procediamo. Geo. Sì, signore. Sonia. Signore. Bud. Qui. Voglio dire, signore. So che Ace vi ha già parlato della cosa, ma anche io vorrei chiedere il vostro supporto a nome di tutta la WASA. Non c'è dubbio che senza il vostro aiuto la WASA sarebbe stata distrutta. Purtroppo abbiamo subito delle ingenti perdite e ora siamo impossibilitati ad eseguire un certo numero di perizioni standard. Dobbiamo poter mantenere abbastanza unità offensive, ma se dovesse verificarsi un altro evento come un recente attacco, non avremmo altra scelta che contare su voi tre e sul vostro cambio d'ora. Ecco perché avevo deciso di chiedervi di fare parte del comando della polizia satellite come membri speciali. È vitale per noi contare su voi, così potremo contrastare il dealer. Può contare su di me, farò qualsiasi cosa per essere d'aiuto. Per gente come Prez e per Mrs. Diege, se permettiamo al dealer di fare come crede, innumerevoli persone soffriranno. Il dealer deve essere fermato, e se posso fare parte di questo, allora sono pronto alla lotta. Non avete garanzie per la vostra sicurezza se decidete di lottare. Le vostre vite potrebbero trovarsi in grave pericolo. Ne siamo consapevoli. E non lo dico alla leggera, ci sto pensando da molto tempo. Voglio lottare. Per tutta la gente che ascolta la mia musica. Per questo mondo che mi ha dato la possibilità di cantare le mie canzoni e di avere una vita piena e meravigliosa. Anche io voglio lottare. Per le canzoni di Sonia che mi hanno dato speranza. E per provare ancora una su cose pietanze. Ok. Omega Sis, Lyra, Taos. Cosa c'è? Omega Sis, potresti almeno tentare di essere un po' rispettoso. Sono meglio di Mr. Brahma. Brahma Bull. Chi è Mr. Brahma Bull laggiù? Boh, vabbè. Vorrei avere anche il vostro supporto. Siete sicuri di voler aiutarci nella lotta? Perché lo chiedo adesso? Non faccio questo per voi? Non supporto quei brutti idioti. Non faccio questo per voi. Non supporto quei brutti idioti del DNA. Li spazzerò via con o senza l'aiuto della WASA. Giusto. Non sono la tipa che fa qualcosa se non intende farla. Quindi, se dico che ci sto, allora ci sto. In più, vado sempre dove va Sonia. Piantiamola con le parole e andiamo a lottare. Va bene, ok, Taurus, di poche parole. Capisco, comprendo. Vi ringrazio. Per la WASA sarà un grande vantaggio per venire dalla sua parte. Fermiamo il DL per riportare la pace su questo grande pianeta. Sì. Ace, conto su di te come capo e come team così di un team così importante. Sì, signore. Ragazzi, d'ora in poi siamo ufficialmente un team. Il nostro nome è Comando SP. Il nostro proposito sarà elimina il dealer. Elimina? Suona un po'... non saprei. Vero, non ha molto a che fare con... o lo ha. Non possiamo cambiarlo in qualcosa come proteggere la Terra o... è la stessa cosa. Mi piace, breve e diretto. Giusto. Vedi, Acid, piace a tutti. A tutti. Le sole persone a cui piace del team siete tu e Omega Sis. Sembra che però ad Acid non dispiace a loro. Non va bene? Bene, allora proviamo con qualcos'altro. Che ne pensate di contrasto a piano dealer? Qualcuno ha dei problemi con questo? Wow, è davvero grandioso. Sembra un proposito molto più maturo. Davvero, elimina suona molto più figo per me. Condivido. Vedi, Acid, avevo ragione. Tuttavia, abbiamo già deciso il proposito. Acid, Ace, adesso faremo tutti una brother band? Certo. Diventiamo brother, ragazzi. Formare una brother band con Ace? Che... con piacere! Perché di amici sei così nervoso all'improvviso? Questo è fantastico, grazie Ace! Sì, grazie Ace, e anche a te, Acid. Geo ed Ace formano una brother band. Forza legale di Geo aumenta di 100. Proprio... Comando SP, ok. Team e propositi di Geo sono cambiati. Domanda numero 2, io non lo leggerei. Sierze Virgini. No, io sono del cancro, lui tu sei della pesci. Pesci, perfetto, vedi nessuna energia. What the fuck? Come avete pensato ai vostri nickname?